Buonasera, mi chiamo Arianna e sono una dottoranda presso l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale. Faccio questo video con immenso piacere, dopo aver appreso della campagna di diffamazione e di odio che sta vivendo il centro Receptio. Stiamo iniziando e andiamo verso un nuovo anno, un momento in cui dovrebbe esserci luce, comprensione e momenti di gioia, di felicità. A tale proposito, vorrei ricordare, proprio in riferimento a questo momento di diffamazione, il motto della Fenice, l'araba Fenice, post fata resurgo. Un motto che parla di resurrezione, e proprio in riferimento all'anno nuovo che sta per venire e a questa situazione, credo che sia doveroso ricordarlo. Ho conosciuto il Centro Recepti esattamente un anno fa. Quando, proprio avendo iniziato questo nuovo percorso di vita, quindi quello del dottorato, ho scoperto tramite un avviso della mia università della possibilità di partecipare ad un ciclo di conferenze, quindi di seminari, gratuiti presso il centro Receptio. Ho avuto la possibilità di entrare a far parte degli studenti che seguivano questi corsi e proprio grazie a questi incontri ho avuto la possibilità di conoscere non solo la professoressa Rossi, ma anche i suoi collaboratori, Noemi soprattutto, che ringrazio e ringrazio tutti loro ovviamente per la solerzia e l'aiuto. All'interno del centro Receptio e attraverso ovviamente questa esperienza ho avuto la possibilità proprio per il mio percorso di vita, quindi di dottorato, di scoprire e di attuare delle nuove strategie intellettuali e soprattutto di vita, quindi interiori, a livello del progetto che sto vivendo. Quindi qua non si tratta solamente di manoscritti, di storia dell'arte e di letteratura, ma si tratta di tante cose, poiché qui nel Centro Receptio ho avuto la possibilità di trovare quell'interdisciplinarità e soprattutto quella cultura che attraverso il prefisso greco meta diventa metacultura, ovvero una cultura che va oltre, che abbraccia tanti campi del sapere, non soltanto del passato, ma anche del presente e del futuro. Proprio qui, attraverso questa apertura intellettuale e anche questa esperienza di vita e di interiorità che ho potuto affrontare, è stato fondamentale per me e lo è per il va a dirlo, la collaborazione all'interno della classe, dei seminari e delle conferenze, perché attraverso il confronto con gli altri studenti, con la professoressa e con altri professori che hanno partecipato all'incontro, ho potuto veramente capire come le opinioni, anche contrastanti, siano poi diventate un tutt'uno, perché attraverso lo scambio che ognuno di noi come studenti ha avuto, queste proprie opinioni sono diventate le opinioni di tutti e viceversa si sono integrate, creando quel noi che diventa fondamentale all'interno della cultura. Un ringraziamento quindi per tutto questo che diventa fondamentale non solo nel lavoro ma anche nella vita. Oltre a ciò, ribadisco ancora come tutti questi seminari erano gratuiti, quindi assolutamente per tutti noi studenti così è stato. Vorrei ricordare, e questa è una mia opinione personale, come la cultura sia universale e la stessa cosa il sapere. Cultura e sapere universali, dove non esiste l'io, ma esiste il noi, dove questa universalità diventa quella cosmicità del sapere e della cultura che ci rende liberi, ci rende umani. Michael Ende diceva che è molto più facile dominare chi non crede in niente. La cultura ci dà una coscienza e ci rende liberi, e questa è la verità. E proprio questo è per me fondamentale e ci tengo a ribadirlo oggi, proprio in riferimento ad un nuovo anno verso cui stiamo andando. E questo, lo ripeto, diventa per me importante, soprattutto nel momento che il Centro Receptio sta vivendo. Dunque la mia solidarietà per questa situazione difficile, ricordando ancora il motto della Fenice, quindi la resurrezione dopo il dolore.